Buonasera dalla Casa d'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera parleremo di smart city, di parcheggi, di ambiente, quindi uno sguardo anche al presente e al futuro della città sotto questo punto di vista. Saluto Fabio Mori, direttore della Casa dell'Energia. L'assessore all'ambiente del Comune di Arezzo Marco Sacchetti. Buonasera. E l'amministratore unico di Atam, eh, Bernardo Mennini. Ben, ben trovati. Allora Fabio, questa è un po' la tua puntata del mese. Eh, che cosa vuoi sottolineare? Eh, anche perché questo è un luogo simbolo no, dell'essere smart. Esatto, sì. Allora io ho scelto questi due ospiti stasera perché secondo me rappresentano il punto nevralgico del possibile sviluppo cittadino che Arezzo potrebbe intraprendere nei prossimi anni, cioè diventare un esempio di smart city che guarda le energie rinnovabili, che guarda i servizi al cittadino e che in qualche modo promuove una mobilità sostenibile, una mobilità intelligente e sensibilizza i cittadini sull'uso delle energie rinnovabili a livello urbano, perché come hai detto prima te, Casa dell'Energia rappresenta un po' la svolta, cioè l'energia rinnovabile non deve essere fatta su grande impianto, o meglio. La vera energia rinnovabile, il vero abbattimento del, della CO2 e dell'impatto ambientale deve essere fatto da ognuno di noi, deve essere fatto a livello urbano, deve essere fatto dalla famiglia, deve essere fatto dai cittadini. E per fare questo ci vuole una sensibilizzazione. Io credo, quando partecipai al, al bando pubblico di gestione, la mia idea era questa, di creare un centro dove il cittadino possa venire e documentarsi su quello che è l'energia rinnovabile, su quello che è il rispetto dell'ambiente e poi diciamo, fornire una eco a livello cittadino ma non solo anche a livello nazionale insomma. e l'assessorato all'ambiente e all'urbanistica rappresentata da Marco Sacchetti e Bernardo Mennini sulla mobilità appunto, eh, di ATAM sono due punti eh, nevralgici come ho detto prima e centrali per eh, i nuovi sviluppi cioè come creare una smart city questo diciamo potrebbe essere la linea la direttrice che oggi prendiamo in considerazione, cioè come fare sì che Arezzo nel suo sviluppo diventi poi anche come dire, un fiore all'occhiello italiano che tutti vengono a vederla perché in qualche modo profuma di energie rinnovabili, rispetta l'ambiente e per fare ciò bisogna partire secondo me con una mobilità sostenibile. Riparto un attimo dall'accordo che abbiamo firmato con Bernardo nei, nei giorni scorsi, che è quello che riguarda sia il car sharing sia la rivalutazione del, del parcheggio Baldaccio. Questo perché? Perché secondo me un po' diciamo, il parcheggio Baldaccio potrebbe rappresentare in un prossimo futuro la prima porta della città, sia dal punto di vista turistico ma anche diciamo, per, per lo stesso Aretino, che comincia a fruire il centro storico in maniera intelligente, si ferma a Baldaccio, apprende o si gode diciamo, i nostri cenni storici che sono poi una nostra forza indissolubile e poi entra all'interno della città, viene in casa dell'energia dove ha tutti i servizi che poi annunceremo anche con, con l'assessore Sacchetti, nuovi servizi al cittadino sulla materia dei rifiuti oltre che dell'energia. Quindi io chiedo a Bernardo, eh, secondo te la mobilità sostenibile, la smart city è il futuro? Arezzo può entrare in questo, in questo diciamo, eh, consesso positivo? Io ritengo che quando si parla di smart city eh, oggi bisogna anche cercare di farlo capire eh, a tutti i cittadini, anche quelli che non hanno grande diciamo, dimestichezza con il termine inglese, perché eh, questo è un concetto che io condivido essere molto importante, perché va preso come non un qualcosa di distante che va portato qua, ma un qualcosa che già è attorno a noi e bisogna percepire che c'è già, quindi da questo punto di vista. Quello che noi facciamo ad Arezzo è un, un ragionamento che guarda al futuro cercando eh, di non costruire delle architetture esclusivamente teoriche, ma guardare ai eh, servizi che possono essere offerti e immediatamente percepiti come utili. Perché il problema grosso è che nel corso degli anni, a mio parere, si è fatta una corsa asciacquarsi la bocca con determinate idee anche interessanti ma fuori ruolo, fuori luogo rispetto a una città come Arezzo. Diciamo io ho interpretato quella che è un po' la linea dell'amministrazione comunale che è quella di dire scendiamo sul pratico. Un'azienda come Atam che gestisce tutti gli stalli di sosta, diciamo la gran parte nel comune di Arezzo, chiusi e quelli lungo strada. Cosa può fare per avvicinarsi alle persone, quindi rendere più tra virgolette, smart, quindi più facile, più eh, direttamente utilizzabile, eh, per quindi dire io voglio pagare il parcheggio attraverso il cellulare, in prospettiva sviluppare tutto l'accesso attraverso eh, i, i vacchi telepass all'interno dei parcheggi e tante altre innovazioni di cui poi possiamo parlare dopo. Sono un modo concreto per far dimostrare al cittadino che Smart City è qualcosa di reale e non un'architettura un teorica alla quale eh, qualcuno pensa di dover credere, no, mi segue il concetto. Io voglio invece che il cittadino dica guarda queste cose sono state fatte bene perché le posso utilizzare, la praticità, l'immediatezza, il cosiddetto tutorial che oggi serve per capire, spesso è un po' la, 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 il segreto di tutto e noi vogliamo andare in quella strada. Eh, Ma mm. qual è la visione ecco, del, del Comune di Arezzo su questi concetti che poi sono stati anche un po' nel dibattito complessivo, ha ragione, ragione qui, credo Bernardo Bennini nel dire che sono concetti anche che sono stati banalizzati, no? nel senso che tutti ne hanno parlato, tutti ne parlano, però poi bisogna andare anche nel concreto e anche nella loro effettiva eh, ut u, diciamo, utilizzabilità nei vari contesti, che ogni contesto è diverso. Da un altro, allora, quali sono le linee guida ecco, del Comune? Sì, condivido le affermazioni di Bernardo circa che bisogna poi dopo cercare di calare questi, 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 questi metaconcetti che spesso e volentieri ci vengono veicolati senza nemmeno ovviamente comprenderne poi i significati appieno e come poi questi concetti possono dare forma a delle azioni concrete che, che, che fanno sì che tutti i giorni poi ci riescano a cambiare ovviamente la cultura dei nuovi cittadini e quindi. Avere un approccio più sostenibile eh, alla vita, in senso ovviamente più ampio del termine. E noi in tema di Smart City, soprattutto il mio assessorato, ora parlo di mio assessorato, qualcosa di concreto l'abbiamo fatto. Eh, porto Cito degli esempi, abbiamo fatto qualcosa di concreto proprio che, eh, che riguarda l'azione quotidiana di ognuno di noi, per esempio in tema ovviamente dei rifiuti, di conferimento dei rifiuti urbani. Noi abbiamo eh, dapprima. Distribuito, distribuito attraverso le, smart, le smartphone l'applicazione Aresio Clean che è un'applicazione su smartphone che consente praticamente ad ogni cittadino di essere un cittadino attivo, è un senso civico attivo perché chiaramente può segnalare in tempo reale agli operatori in grado poi di attivare tutto il sistema complesso di raccolta le eventuali situazioni di anomalie che ci sono, non funzionamento dei cassonetti, rifiuti abbandonati a terra che ahimè purtroppo in questa città ancora eh, ne vediamo. Quindi questa è diciamo, un'azione un, un, reale, concreta, anche semplice, perché oggi fare un'app non è una cosa complessissima, però di fatto è una dimostrazione concreta di quello che si può fare. Sempre in tema dei rifiuti in tema di rifiuti, quindi per essere una città smart, abbiamo iniziato a installare sulla città questi cassonetti tra virgolette intelligenti. Ora di intelligenza non hanno nulla, è una cosa un po' superiore all'intelligenza. Sono cassonetti, sistemi contenitori di rifiuti urbani, diciamo 2.0, cioè che non è il semplice contenitore eh, in materia plastica, ma a bordo è dotato di tutta una serie di sensoristica, di, 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 di circuiti elettroniche sono in grado ovviamente di verificare il livello di riempimento eh, del cassonetto, sono in grado di, di, di monitorare gli svuotamenti, sono in grado anche di consentire l'accesso controllato, quindi attraverso la distribuzione di schede elettromagnetiche sarà possibile accedere lì, aprire il cassonetto e, e questo anche attraverso un database complesso verificare effettivamente chi ha conferito e quanto ha conferito. Quindi questo è tutto rivolto ovviamente verso la sensibilizzazione nel tema dei rifiuti e quindi arrivare verso chi più inquina più paga, che è il concetto cardine del, del codice dell'ambiente, cioè sono piccoli, piccoli, piccole azioni, piccoli interventi ma che nello stesso tempo se ben compresi e ben comunicati e qui sta anche molto a noi ovviamente fare un'azione di comunicazione, di diffusione, di un messaggio e questo edificio, questo bellissimo edificio, dove noi ci troviamo po potrebbe proprio essere il luogo esatto anche come dire, per trasmettere conoscenza, se il cittadino diventa consapevole di CEO poi ovviamente i risultati poi si possano vedere, risultati concreti si possono vedere, in come? Come in una, ovviamente, in una migliore gestione della differenziazione dei rifiuti e quindi questo vuol dire miglior costo di gestione degli impianti e quindi vuol dire meno carico fiscale, vuol dire avere una, un, 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 come dire, una, una gestione di questo sistema. Più, più sostenibile da un punto di vista ambientale, perché c'è tutta una serie di implicazioni industriali e non connesse. Questo diciamo a livello concreto. Poi a livello diciamo, di, di, di pianificazione e quindi ha una gittata di medio e lungo termine, noi mh, stiamo lavorando anche sui nuovi strumenti urbanistici i, i cui contenuti sono rivolti al tema della sostenibilità e quindi al tema ovviamente eh, ambientale. Allora quindi lo possiamo dire magari in anteprima Diciamolo. ai nostri telespettatori, la, questa collaborazione con, con il comune, con l'assessorato all'ambiente, inizierà con la creazione qui a Casa dell'Energia di uno sportello rifiuti di sensibilizzazione al cittadino, ma anche di eh, distribuzione proprio del, del sacchetto ecologico e una serie poi, come dicevi tu Marco, una serie di eventi di sensibilizzazione, di iniziativa anche per le scuole, quindi immagino per i cittadini e per le imprese stesse su come eh, trattare il rifiuto, perché la materia del rifiuto è strettamente connessa poi anche con la materia energetica, quindi sì, siamo, siamo lì, e come diciamo, incrementare la differenziata e quindi ridurre anche l'impatto ambientale. Ecco, io penso che questo sia poi anche un coronamento del progetto, cioè innanzitutto... La, eh, la creazione di una collaborazione con l'amministrazione eh, in maniera più, eh, più sincretica. Ovviamente l'ingresso di Sei Toscana vedremo quando, quando si verificherà, però nel senso la, la collaborazione con l'amministrazione per la struttura di casa dell'energia è fondamentale per dare quei servizi al cittadino in maniera completa. E poi la materia appunto del rifiuto rientra sicuramente in tutta quella matrice. Eh, ambientalista che è poi il punto cardine del, del progetto di casa energia quindi questo mi fa molto, mi fa molto felice insomma questa, questo coronamento avete fatto la proposito dei, dei cassonetti 2.0 eh, insieme all'assessore Capuretti avevate fatto anche quella specie di tutorial no, su come perché c'erano state all'inizio un po' di, così, di diciamo di difficoltà soprattutto nel cassonetto della indifferenziata perché diciamo è meno intuitivo ovviamente no, del, del precedente, poi anche sai Toscana ne ha fatto un altro, alla fine sono, diciamo che la gente si è abituata nelle zone dove già sono presenti? Sì, all'inizio ovviamente faccio mia colpa perché forse abbiamo difettato nella comunicazione e nella condivisione di questa progettata, io penso che oggi si vive un momento storico molto particolare per cui è indispensabile come dire, incrementare gli sforzi comunicativi e di condivisione di determinate progettualità perché, se no, si crea scontro. È inevitabile perché è una società complessa, le, le dinamiche, gli interessi sono complessi e articolati. Non esiste una soluzione semplice a qualsiasi tipo di problema. Non esiste, è tutto complesso. E quindi, questo non vuol dire che non si possano poi risolvere e affrontare i problemi. Però vanno affrontati con, con comunicazione e condivisione delle idee. E quindi noi, diciamo all'inizio, forse abbiamo un po' difettato sulla comunicazione e sulla condivisione. Quindi c'è stato all'inizio, ovviamente, quando si cambiano degli usanze e dei comportamenti consolidati in ognuno di noi, si trovano sempre delle resistenze. Però, superato questa resistenza, cercato di far capire qual è il concetto che sta alla base a questo sistema di conferimento e di cassonetti, che vuole ovviamente che è mirato alla riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati perché sono quelli che di fatto eh, sono l'ultima parte, diciamo del, la parte marginale dovrebbero essere di, tutto, eh, di tutta la produzione dei rifiuti, poi diciamo problemi non ne ho più riscontrati, sono problemi come dire fisiologici, ecco. l'implementazione su altre parti della città è un po' critiche perché ora da, da maggio inizieremo a, a, a installare le nuove postazioni a Saione. Eh, vedremo quale sarà la risposta io ma auspio sia una risposta comunque positiva incrementeremo eh, la, la, la fase della comunicazione questo sicuramente sì facendo anche degli incontri mirati con la cittadinanza ci vediamo un secondo torniamo tra poco Di nuovo insieme a Negosto Bianco dalla Casa dell'Energia. Vorrei entrare con Bernardo Bernini più nello specifico del tema dei parcheggi, a cominciare proprio dal baldaccio. Perché su questo che progetti ci sono, sia dal punto di vista del decoro c'è cioè questo progetto eh, che coinvolge anche la Casa dell'Energia che è stato presentato eh, nei giorni scorsi eh, per questo murales eh, che in qualche modo realizzato dagli studenti eh, che darà certamente un altro tipo di, di punto di accesso e anche di impatto a chi arriverà, ma poi chiaramente bisogna farlo funzionare. Come? Dunque, il baldaccio ha una storia, una storia diciamo abbastanza recente, ma è una storia di non utilizzo, non sufficiente utilizzo ed è determinato da più fattori. Inutile andare a cercare adesso quali sono i fattori perché diventerebbe una roba noiosa. Cosa è stato scelto in particolar modo da, dal sindaco Ghinelli perché lui ha sempre avuto a cuore questa zona e devo dire che ha avuto l'intuizione. Eh, assieme alla giunta di riacquisire eh, il parcheggio Baldaccio riportandolo nella sfera di interesse del comune perché vorrei sottolineare che questo parcheggio è fermo da oltre 20 anni perché le parti sovrastanti, quelle che voi vedete tutti i giorni non, sono mai state non si è potuta mai utilizzarle perché non erano del comune quindi non è che il degrado è attribuibile a, una, eh, diciamo, a un lassismo comunale il Comune invece ha fatto una scelta intelligente riprendendo nella disponibilità il baldaccio e quindi oggi punta a fare cosa? A far sì che il baldaccio stesso, l'area baldaccio, diventi un'area strategica per la città. Cosa intendo dire? Eh, sostanzialmente l'amministrazione intende valorizzare la parte emersa del baldaccio facendo diventare quel punto un qualcosa di vitale, cioè dire vi ci sono delle attività, qualcosa che porti persone che conseguentemente utilizzino poi il parcheggio. Quindi la logica è non obbligare qualcuno ad andare al baldaccio. Troppe volte ho sentito dire che gli aretini non capiscono, siamo a pochi metri. Io non posso costringere uno ad andare al parcheggio, eh, lo dico con grande franchezza. Siamo in democrazia, ciascuno fa quello che gli pare. Se non è stato così vuol dire che il parcheggio non aveva la razza originale per essere utilizzato. Allora l'idea nostra è dire portiamo attività tali da rendere necessario un parcheggio che già c'è pertanto io in futuro io prevedo e spero che quando si parlerà di quel parcheggio si parlerà dell'attività sovrastante e quindi che poi alimenta la parte sottostante questa è la logica perché l'analisi che noi abbiamo fatto è proprio questa su questo passaggio vogliamo rendere come si diceva prima massimamente gradevole quell'ambiente quell'ambiente oggi è un ambiente... Eh, diciamo non sfruttare nel corso di vent'anni quelle parti sopra non sono mai state utilizzate se non come biglietteria quindi poca roba l'idea nostra è quella di dire l'amministrazione dice io lì lo riqualifico complessivamente e riqualifico anche la parte sottostante quindi è chiaro che se il, la persona che viene da fuori, arriva ad Arezzo, parcheggia al Baldaccio, perché quello è il parcheggio che ti prende dall'autostrada, eh, ricordiamola, è il parcheggio di testa primario che ti porta dentro Arezzo. Se all'interno del parcheggio, quando tu cominci a salire sopra, quindi a uscire verso la città, trovi delle immagini molto belle come un affresco vero e proprio, come quello che è stato presentato sabato, l'idea affresco fatto con come si faceva in passato con immagini storiche di Arezzo che partono dagli Etruschi ai Romani a Piero della Francesca, credo che permetti alla persona che arriva di, di essere ben introdotto alla città. Quindi è una delle azioni che chiaramente vede e accompagna la parte, il rilancio della parte sovrastante con gli, eh, gli assessori, uno parcheggia lì, poi a proposito di mobilità, che cosa dovrebbe scattare? Poi navette oppure a piedi si va in centro? Ma mh, eh, allora il tema anche questo è un tema complesso individuare qual è il sistema di mobilità che meglio si adatta alla conformazione, alle caratteristiche, diciamo, della de, 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 de città. In passato, eh, dalla precedente amministrazione aderì a un progetto finanziato dalla Regione to Toscana sui car sharing che prevedeva l'acquisto di determinati veicoli e l'installazione di colonnine per la ricarica di natura elettrica. Questo progetto, come sa bene Bernardo, noi ci siamo attivati e sforzati ovviamente per cercare di, 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 di incentivarlo, di riattivarlo, ma non ha mai avuto un grosso successo. Proprio per la natura di, della città, quindi l'impiego di quei tipi di veicoli molto ovviamente non si confà alla natura della città, che ha appunto anche una parte, diciamo, collinare, una parte sommitale, cuspidale, quindi che, che, che con certi veicoli forse ma, ma, mal si adatta. Quindi eh, il, il tema della mobilità va, va, va tarato bene in funzione ovviamente della, delle caratteristiche della città. Io penso sia ancora questa una città a. a a Dimensione pedonale, cioè, nel senso, le distanze non sono distanze perlomeno nella parte, nella parte centrale della nostra città. Quindi, un progetto che noi stiamo mettendo in piedi, che è un, uno dei progetti caratterizzanti dei nuovi strumenti urbanistici. Chiaramente, quando parlo di questi progetti, si parla hanno una gittata di medio e lungo termine, non è qualcosa che si realizza domani. Ma noi prevediamo di, 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 di incentivare. Eh, il recupero di tutto quello che viene definito l'ex calomerci, che è tutta quella porzione di territorio che corre in fregio ai binari eh, ferroviari e eh, che con, potrebbe congiungere di fatto facilmente il baltaggio con la stazione ferroviaria. Questo collegamento è un collegamento che si può fare anche a livello pedonale perché sono poche centinaia di metri, potrebbero essere anche previsti, previsti dei people mover come in passato erano stati previsti per altri... Per altre direzioni. Questo comporta ovviamente costi sia di installazione ma anche di gestione. Io penso che le dimensioni siano tale che ci si possa muovere a piedi. Quindi, se si riesce a ricreare una connettività tra il baldaccio e la stazione, a quel punto davvero il baldaccio diventa la porta della città. Considerando poi c'è anche il progetto, questo sì reale e concreto, perché verrà appaltato a breve, di raddoppio eh, della, del, del, del sottopasso ferroviario di Al Baldaccio, a quel punto si può ricreare. Una, 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 una circolarità dei mezzi di trasporto e quindi avere una connessione anche facilitata e privilegiata dal baldaggio verso, verso la stazione e quindi la stazione ovviamente su, su, su tutti gli assi ottocenteschi quindi il centro storico quindi io credo che diciamo, Arezzo possa vivere mh, ancora di mobilità pedonale proprio per le sue dimensioni questo si vede bene, per esempio funziona molto bene il parcheggio di via Petri perché comunque una volta che è stato ben veicolato, ben indirizzato, consente un collegamento con la parte storica della città facilissimo, cioè quindi, eh, ecco, quindi ricreare questi tipi di situazioni. Il baldaccio insieme a mecenate se valorizzati e sfruttati e questo noi bisogna ovviamente lavorare anche a livello urbanistico per far sì che questi due contenitori si sì, sì, vengano valorizzati, potrebbero davvero... Far quadrare i cerchio in temi ovviamente di mobilità e di, di fruibilità della città. A proposito di volevi dire, Fabio? Sì, no, io volevo dire nel senso, sono d'accordo con l'assessore. L'unica cosa, diciamo, è per quanto riguarda la fortezza. Mi permetto di sollevare un, una criticità. Noi abbiamo un bene architettonico storico che è la fortezza, che purtroppo, secondo me, non è sfruttato in tutte le sue potenzialità. E una ragione di questa mancanza è anche diciamo, la connessione. È vero che dal Petri si arriva al prato velocemente, però la fortezza non è proprio al prato. Nel senso, secondo me, la fortezza per il pregio artistico e culturale che ha potrebbe essere connessa con ovviamente una mobilità sempre sostenibile, una mobilità smart, anche diciamo da altri punti, per esempio dalla stazione, da Casa dell'Energia o da Piazza Guido Monaco, cioè magari creare e Questo lo dico magari anche a Bernardo Mennini: creare magari dei sistemi di navette che, attivi, che sono attivi in determinati giorni e che in qualche modo accompagnino anche quella matrice turistica che è in grandissima crescita all'interno della nostra città in questo momento. No? Cioè noi abbiamo fatto dei numeri a livello turistico che sono veramente in crescita, molto stimolanti. Ecco, io credo la fortezza deve essere connessa ancora più capillarmente. E vi chiedo voi se la pensate in questo modo. Chi risponde? Sì, no, senza dubbio. C'era su questo un'idea di riconnetterla sempre diciamo, lato nord, eh, aumentando le capacità di parcheggio di via Petri quindi con, co, eh, creando un collegamento verticale dal basso verso l'altro con la fortezza. Però mh, va benissimo prendendo spunto anche da quello che avviene in altre città, eh, a Ferrara in cui esatto. prevalentemente anche. Eh, potrebbe essere durante i giorni domenicali o quando ci sono degli eventi particolari in cui si potrebbe davvero organizzare, perché allora verrebbe proprio bene, perché comunque eh, il parcheggio d'accesso alla città è baldaggio inevitabile vuoi per la sua onnessione che ha con la rete infrastrutturale stradale, quindi è quello e quindi da lì poi creare un sistema che potrebbe far scalo anche come punto informativo sulla casa dell'energia per poi essere indirizzato nei vari luoghi della città dove si svolgono gli eventi. Sulla valorizzazione della fortezza c'è stato investito molto, investiremo ancora eh, perché annuncio che a breve dovrebbero, uso sempre il condizionale perché quando si parla di lavori ci sono sempre mille intoppi, i, i, i lavori per l'algerimento del solaio dell'asservatorio della fortezza e per rendere fruibile al spettatore all'aperto e, e, e non solo ai venti all'aperto anche diciamo la parte on air della, della fortezza quella che è sempre rimasta inutilizzata quella è sempre rimasta per problemi di sicurezza certo, esatto. benissimo allora e dopo vedremo, dopo la pausa però vedremo anche le novità ZTL che riguardano anche qui la visione no, di un centro storico eh, diciamo fruibile senza veicoli nel limite del possibile visto che si parlava del Pervi che è stata una felice intuizione della giunta Lucherini, una rivoluzione direi quell'accesso al, al centro storico, ha cambiato completamente l'accesso al, al centro storico, mi ricordo qualche anno fa prima dell'arrivo dell'insegnamento ovviamente di Bernardo Mennini quando fu deciso no, di metterlo a pagamento per favorire una parte, una parte rimasta gratuita per favorire la rotazione, mi ricordo che all'epoca ci furono delle polemiche, per diversi mesi erano sostanzialmente vuoti nei, nei giorni. Ali, i posti a pagamento chiedo a Bernardo Venini se la situazione è cambiata e se insomma siete soddisfatti del, degli accessi nella parte blu la parte di, del parcheggio Pietri è una parte indubbiamente soddisfacente è un parcheggio dunque la logica di un parcheggio non è vederlo pieno di macchine ma vedere sempre macchine diverse cioè se un parcheggio funziona lo si vede dal ricambio delle auto perché vuol dire che ha generato quella trovandosi proprio vicini ha generato quella, quel virtuoso circolo che permette a una persona di trovare sempre posto, questo è l'obiettivo, pertanto il parcheggio Pietri è la porta diciamo, dell'accesso a nord e sta funzionando, può funzionare ancora meglio, quindi lì adesso abbiamo dei parchometri particolari nei quali nei prossimi mesi cercheremo anche di farli diventare perché hanno questa tipologia. Delle bigliet dei bigliettatori automatici persino anche per biglietti di spettacoli pertanto eh, chi volesse che so, integrarsi dover andare al Petrarca o quant'altro potrà acquistare il, il, il biglietto direttamente al parcometro ed è un'innovazione eh, interessante, stiamo trovando i meccanismi di bigliettazione perché lì c'è tutta una questione da fare però era un modo per fare in modo che eh, realmente il parcometro diventi ancora più vicino alla persona tutto questo serve proprio per fare eh, l'obiettivo che abbiamo detto prima, è quello di rendere pratico e utile a ognuno quello che viene offerto alla città dall'azienda, quindi dall'amministrazione comunale. Torniamo subito. Ancora dalla Casa dell'Energia, nego su bianco, parliamo di Smart City, parcheggi, ambiente e, diciamo, prima del traffico nel centro storico, allora, vediamo le novità per la ZTL con questi otto nuovi varchi in uscita anche. Vediamo. Otto nuovi varchi di cui sei realizzati in prossimità delle sezioni in uscita della ZTL, oltre all'aggiornamento tecnologico di un varco già esistente, quello di Viale Buozzi, sono le novità più importanti che interesseranno la zona traffico limitato di Arezzo e la modalità di rilevazione di eventuali violazioni alla disciplina della circolazione in centro storico a partire dal mese di giugno dopo un periodo di sperimentazione che durerà 60 giorni e che partirà lunedì prossimo. Anche in uscita dunque le targhe dei mezzi saranno monitorate grazie a una telecamera in grado di coprire l'intera carrera. Un'incrementata capacità di ripresa che non darà possibilità di sfuggire ai controlli. Secondo il sindaco Ghinelli, l'obiettivo finale è quello di proteggere per quanto possibile il centro storico dalle autovetture. Questo perché è esteticamente bello e particolarmente sensibile per la natura stessa delle strade, nate per il transito di carretti e cavalli e non di automobili, e per il numero di posti auto a disposizione dei residenti. Il fatto che finora fosse rilevato solo il passaggio in ingresso ha generato l'abitudine di chi sosta all'interno della ZTL di non porsi limiti di orario. Questo comportamento, secondo il sindaco, non può essere rilevato puntualmente dagli agenti che hanno ben altri compiti relativi alla sicurezza dei cittadini. Quindi abbiamo pensato, senza cambiare le regole, a un sistema di controllo in uscita. L'intervallo di tempo tra l'ingresso, ammettiamo alle 8:29 di un'auto e quello di uscita prevede comunque un comporto di 20 minuti, una misura elastica perché in questi casi non sarebbe giusto sanzionare gli automobilisti che sono entrati nella ZTL entro l'orario consentito. Le sanzioni scatteranno dall'8 giugno. Per i residenti non cambierà nulla, potranno continuare a uscire senza limiti di orario sia dalla ZTLA che da quella B. Dei nuovi varchi, due sono in ingresso alla ZTL B e saranno collocati all'ingresso di via Montetini e all'ingresso di via della Fioraia di fronte alla sala Sant'Ignazio. Gli altri sei sono in uscita sia dalla ZTLA che da quella B. E saranno in via Pileati davanti alla biblioteca, a Borgo Santa Croce in prossimità del semaforo, via Buozzi all'altezza del varco in entrata, via Padre Capraga poco prima della rampa in discesa, Piaggia di Morello, di fronte quasi al Museo Statale, via Isidoro del Lungo, nei pressi dell'incrocio con via Cavour. E anche questa sessione è una novità di rilievo. Eh. È una, stata una novità di rilievo, ha generato diverse preoccupazioni, diverse, un dibattito abbastanza acceso sulla città, come è normale che sia, perché appunto come dicevo prima eh, non, mai una, non ci sono mai problemi semplici, i problemi sono sempre complessi perché si va comunque a interessare... Eh, esigenze contrapposte, perché da una parte abbiamo l'esigenza legittima di chi ci abita e di poter usufruire con facilità le proprie abitazioni, dall'altra abbiamo la necessità di caratterizzare la città eh, verso un trend una vocazione turistica e quindi come dire, un po' stona vedere le macchine passare o posteggiare in piazza grande per dire in altre parti della città storica. Un po' stona ovviamente. Io vedevo stamani mattina a fare un tiro esempio, c'era un bel flusso di. Di, di turisti già, già in questi periodi, per cui eh, appunto, la presenza di turisti con le macchine che in qualche modo passano eh, tra turisti medesimi non è un, un, bel, un, bel, un, bel, un bel effetto. Bisogna individuare una soluzione che eh, consenta di ottenere un compromesso tra interessi diversi, legittimi, ognuno legittimo, ma eh, questo è quello che noi stiamo cercando eh, di, eh, di, 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 di fare. Eh, anche qui è molto importante, molto molto importante la comunicazione, la condivisione di determinati concetti perché io penso che se si veicolano bene quali sono i nostri obiettivi, le nostre strategie, e sono quelle ovviamente di valorizzare la città da un punto di vista turistico e il flusso turistico vuol dire ricchezza e in un modo vuol dire ricchezza, vuol dire un po' benessere un po' per tutti e quindi penso se si riesce a veicolare questo concetto poi si riesce anche a far digerire anche più ostici, eh, determinati come dire problematiche o, 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 o ostacoli dovuti al fatto che uno debba parcheggiare non proprio sotto casa o non possa passare in tutti gli orari ovunque, quindi io sono, sono favorevole a questo, a questo progetto, vediamo ora come funziona. Certo le nuove tecnologie, oggi e qui si entra proprio in tema delle smart city, ci aiutano tantissimo perché cioè, se, noi stiamo su un altro tema, ma stiamo collaborando, cioè il mio assessorato sta collaborando con l'Università di Siena eh, in tema, sempre in tema di rifiuti, di abbandoni, ma per esempio sul riconoscimento automatizzato di, di, di processo di immagini da, 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 da telecamera. Oggi si riesce comunque a ottenere dei risultati. Impensabili, cioè le telecamere non c'è più bisogno di che ci sia in remoto dei soggetti fisici che sono a guardare 25 schermi per capire cosa succede. Oggi ci sono dei sistemi appunto smarziti che in automatico riescano comunque a segnalare in tempo reale quali sono i comportamenti non corretti. Questo non vuol dire che a fronte di un comportamento non corretto ci sia in automatico una sanzione. La sanzione deve venire dopo, però serve per educare, serve per far capire a chi viola determinate regole e ha violato in quel momento le regole. Quindi, io penso che poi alla fine si, si possa capire il concetto e si possa poi ricondursi nell'alveo dei, dei comportamenti condivisi e decisi dalla comunità e dalla città. È in, è in calo o no questo fenomeno dell'abbandono di, di rifiuti? In ambito urbano secondo me sì, in abbandono, in ambito dell'estero urbano esteso no, ma questo riguarda altri tipi di problematiche, riguarda le problematiche prevalentemente connesse all'abbandono di rifiuti speciali da parte dell'azienda, cioè non sono, rifiuti, non sono abbandoni legati sì, sì, sì. Da, da rifiuti urbani del cittadino, certo. lì c'è un problema. Che, che ovviamente è un problema congiunturale, e che, che non giustifica quello che, che viene fatto, no? Culturale, ma anche cioè, congi economico congiunturale per esempio, economico, sì, sì. perché chiaramente quando economico riguarda un po' tutto il sistema, faccio un esempio semplice, semplice il problema dello smaltimento dell'amianto, no? Cioè, bisogna pensare nella sua normalità lo smaltimento dell'amianto per una famiglia non vuol dire migliaia di metri quadri di tettoia, ma può voler dire il tubo il serbatoio in soffitta che una volta venivano fatti eh, in amianto a quel punto se chiaramente devo fare lavori di ristrutturazione o lavori eh, mi, mi, mi rivolgo a un, a un meccanismo di imprese tra virgolette sottotraccia, cioè che non sono codificate perché sono lavori spesso e volentieri fatta in nero perché c'è comunque la possibilità di risparmiare e chiaramente lì va tutto sottotraccia, non viene segnato nulla e quindi anche l'operatore che fa il lavoro di ristrutturazione dice vabbè io eh, lo so cosa faccio, il mio serbatoio lo prendo, lo abbandono in mezzo a un campo sull'albero di un fiume, ho già risolto il problema, non ho tutti i costi, non ho la gestione della pratica. Eh. Su questo noi eh, sensibilizziamo i cittadini perché noi abbiamo l'anno scorso abbiamo ritirato a domicilio 1700 tonnellate di amianto, 1700 tonnellate eh, attraverso il servizio che viene effettuato da, dagli operatori di 6 Toscana, quindi anche qui ovviamente bisogna essere informati e, e, e attivare dei servizi che comunque già ci sono, perché poi ovviamente i costi di recupero e dell'abbandono sono n volte tanto. Eh, quindi A proposito è un prima di... Sì. È, un appunto è anche ovviamente la il fenomeno dell'abbandono, c'è anche ovviamente un fatto culturale, non, 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 però aggravato secondo me oggi dalle condizioni congiunturali economiche che sono particolarmente pesanti e quindi non giustifica tutto quello che viene fatto, però è un po' così e siamo stati testimoni ad esempio con dei servizi, quello che è successo lì nel, nell'interporto fantasma di, di Indicatore, adesso che eh. è stata transennata l'area, anche se poi siamo tornati lì, abbiamo visto che poi da un'altra parte volendo ci si può comunque entrare con sì. dei mezzi e quell'area lì che fine farà? Eh. <ride> è uno delle aree problema, come dice il nostro sindaco, abbiamo qualche area problema in Arezzo. Quella è un'area problema nel senso un'area problema perché è ovviamente c'è cioè, un concetto di pianificazione che nasce dal passato che ha previsto lo sviluppo e l'urbanizzazione di grosse fette di territorio aretino ha prodotto nel lungo periodo dei danni incredibili mi riferisco prevalentemente all'interporteggiatore, ma anche all'area della Carbonaia, che hanno delle situazioni piuttosto simili. Cioè lì ovviamente i soggetti che gestiscono da una parte il consorzio della Carbonaia e dall'altra la società Ali sono ovviamente stanno, eh, stanno cammina camminando sul colmo di un tetto e rischiano di precipitare a destra e a sinistra da un momento a un altro. Cioè che voglio dire che eh, ci sono le, 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 la serie possibilità che queste due società in qualche modo falliscano e quindi se diciamo, la società che gestisce l'interporto di indicatore fallisce quello comunque è un problema perché poi dopo entra nell'ambito ovviamente eh, dei, delle procedure fallimentari e quindi, quindi, quindi è un'area un un urbanizzata sporcata tra virgolette da un punto di vista urbanistico eh, e quindi il tentativo è quello ovviamente di non farla affondare. Come? come cercando ovviamente di implementarne la capacità e le destinazioni d'uso. Attualmente quella via era nata su un progetto di intermodalità, quindi lì doveva essere fatto il tronchetto ferroviario per fare l'interporto scambio ferro-gomma, che è un, come dire, un principio urbanistico che nasce da un dirigismo che oggi non, non, non trova più riscontro nella realtà perché oggi come dire, determinati interventi nascano se c'è... Una, un, ci sono le condizioni economiche da parte di operatori, un posto a nascere attraverso dei regismi dall'alto, per cui lì si fa l'interporto, cioè, per far sì che un interporto si sviluppa ci vogliono operatori di logistica di, 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 che, che lo fanno, quindi lì l'interporto tra l'altro il tronchetto ferroviario non si è mai fatto e quindi quell'area è un'area che ha una, oggi ha delle destinazioni d'uso che non trovano poi di fatto eh, offerta nel mercato. Quindi la nostra idea è di, 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 di ampliarne le destinazioni d'uso in modo tale da farla diventare una vera area produttiva, perché invece io ho riscontrato positivamente in questi anni una richiesta di siti per attività produttive, anche piccole, però per attività. Questa è una cosa positiva perché vuol dire che comunque c'è una certa vitalità imprenditoriale in Arezzo. Quindi quell'area io mi auguro che diventi un'area diciamo, di natura produttiva, una specie di PIP. Che, in cui sostanzialmente nelle disponibilità de, 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 della società, ma in qualche modo eh, collocata sul mercato a prezzi calmireati, a prezzi dec già, già decisi, eh, mi auguro che vengano completate le urbanizzazioni e quindi a seguito ovviamente dei nuovi insediamenti completate le, 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 le urbanizzazioni e messa in sicurezza. Questo è l'obiettivo cardine su quell'area. Ci fermiamo e poi le conclusioni, con tue ultime domande, una testa e poi Fabio concluderai. Tra poco, volentieri. Ultima parte di Nego Bianco, si parlava prima di no, cose da DJ e devo dire che è stato fatto DJ Geek bene il parcheggio a Mecenate, che nei primi anni di vita aveva avuto grandi problemi, nel senso che proprio la gente non ci parcheggiava, all'epoca avevamo fatto tanti servizi. Per far vedere insomma, che era semivuoto, invece vedo che addirittura anche nel piano superiore eh, le macchine ci sono adesso. Non so come avete fatto, ma ci siete riusciti. Sì, diciamo che il parcheggio aveva diciamo, fine 2015 all'incirca dagli 80 ai 100 ingressi al giorno, quindi un, una presenza irrilevante per quanto riguardava i costi e quant'altro. Le prime scelte che sono state fatte d'intesa con l'amministrazione sono state quelle di capire come potevamo evitare l'effetto baldaccio sul mecenate, perché il baldaccio è stato rifiutato in quanto non è stato mai eh, avvicinato alla città in prima battuta, pertanto il parcheggio un po' perde e l'istante in cui viene considerato non utile o lontano non lo prende più nessuno. L'operazione che abbiamo cercato di fare come azienda sarà quella di rovesciare questa prova e quindi fare un'operazione dove abbiamo cercato di far frequentare all'inizio il parcheggio Mecenate attraverso eventi che non avevano niente a che fare con il parcheggio. Abbiamo cominciato con un concerto di musica classica all'interno del parcheggio, abbiamo continuato con una serie di mercatini, poi abbiamo reso la cosa, assieme alla collaborazione col mercato delle pulci, costante tutti gli anni, quindi adesso ne facciamo un'edizione sia al Baldaccio una al mecenate e con altri eventi abbiamo fatto anche corsi di difesa personale e tante altre cose che hanno creato un richiamo tecnico dentro il parcheggio, perché il parcheggio è un parcheggio per chi c'è stato molto accogliente, è un parcheggio prima di tutto emerso, pertanto non vai sottoterra perché l'elemento del sottoterra è sempre qualcosa di fastidioso nella percezione. È un parcheggio totalmente illuminato, è un parcheggio comunque gradevole, questo lo dico con grande franchezza. In più ha una politica tariffaria estremamente conveniente, è il parcheggio più conveniente di Arezzo, uno consideri che se tutta la giornata ci spendi 3 euro, quindi fondamentalmente è estremamente conveniente. Abbiamo cercato quindi di creare tutto quel meccanismo di informazione alla città e non solo alla città, collegandoci con tutti gli eventi, perché il problema è ad un parcheggio tu non è che vai lì per stare dentro un parcheggio, perché bisogna cominciare a comprendere che andare a un parcheggio... Precede, cioè segue una, una necessità e se io devo andare da una parte vado al parcheggio quindi abbiamo collegato tutti gli eventi che sono avvenuti in città sostanzialmente questo grazie alla collaborazione con l'assessore Comanducci e, e, con il quale abbiamo creato un sistema il sistema deve dire se c'è un evento deve, prima di questo evento si deve sapere come si parcheggia ad Arezzo e quindi abbiamo veicolato principalmente le informazioni su Baldaccio e su Mecenate Proprio per dare queste informazioni, questo lavoro, che è stato un lavoro di molti mesi, ha portato ad un utilizzo massiccio dei parcheggi. Gli eventi primari quest'anno, eh, voglio ricordare il dato che per noi è importante, del baldaccio pieno negli 800 posti durante le festività natalizie, perché la comunicazione fatta, precedente, eccetera, ha canalizzato tutto il flusso direttamente sul baldaccio. La stessa cosa sul mecenate, ogni evento vede principalmente comunicato che ad Arezzo i primi due parcheggi sono il Baldaccio e il Mecenari. Questo è un meccanismo di flusso che permette di chiamare pubblico perché una persona che viene da fuori non sa eh, qual è il parcheggio ad Arezzo, glielo devi dire tu. Quindi la nostra logica è dire guarda vuoi venire ad Arezzo, hai questi due parcheggi, ti permettono di muoversi, durante il periodo delle feste natalizie abbiamo anche quella navetta a 7 minuti che va da Baldaccio al centro e tutti abbiamo creato questo meccanismo in più tutto il flusso di bike sharing che sharing è tutto quello che serve il sistema comunicato in maniera opportuna. Volevo comunicare anche una cosa sempre, sul Baldaccio che è interessante. Sì. Noi siamo sempre stati sponsor di, eh, del Mengo, Mengo no? perché crediamo che sia un evento importante. Quest'anno eh, tra le pianificazioni che ci sono sarà la navetta che parte dal Baldaccio e va direttamente al Prato. Quindi eh, vi sarà un flusso diretto che porta nella parte dell'altra della città, proprio per venire incontro proprio al ragionamento non? che faceva prima Mori, che è corretto, proprio di creare eh, il, il punto di raccolta e il punto di, uh, di trasferimento. Bene. E questa è una delle azioni che ha permesso, tornando al Mecenate, di rendere un Mecenate oggi un parcheggio comodo che viene utilizzato, abbiamo mediamente più di 450-500 ingressi al giorno che cominciano a far fluire quell'interesse della città e anche di chi viene da fuori verso un parcheggio che alternativamente sarebbe stato un costo della collettività, perché ricordo sempre che il parcheggio ha un costo, non è che è stato messo lì per caso e non è costato niente, è costato qualche milione di euro, mi pare sui 4 milioni di euro, quindi uno scherzo non è, è un bene della città, sono soldi dei cittadini, scusate, un'opera come quella non poteva rimanere abbandonata e questa è stata la scelta dell'amministrazione comunale e di Atam per cercare di risolvere una problematica che poteva venire L'ultima domanda, anche se poi magari ci faremo più avanti una trasmissione, magari intera, è eh, quello che si è detto, si è letto no, in questi mesi sull'inceneritore di San Zeno, eh, ora non facciamo in tempo a vedere il servizio di quando è stato aperto ai cittadini e eh, Giacomo Caglici dell'AISA ricordava un po' quello che è nei fatti, che poi parlare di raddoppio credo sia improprio come a proprio a livello di, di termini, come è stato... Semplificato, abbiamo letto che dall'opposizione qualcuno dice come mai il sindaco non si esprime su questa vicenda. E quindi, assessore, come... qual è lo stato dell'arte? Vabbè, ci vorrebbe una trasmissione sì, sì, ad hoc per parlare di questo crescere. tema, Ma la faremo. Sarò molto... sì, eh, cercherò che... di volare sopra molto veloce. Tra l'altro, cioè uno dei claim di, di, di questo periodo storico è l'economia circolare: no? si parla di economia circolare, di circolarità dell'economia, di sostenibilità. Cos'è l'economia circolare? L economia circolare. L'economia circolare eh, non è una cosa, sono tante diciamo, azioni che riguardano ovviamente ogni singolo individuo, che riguardano aspetti culturali, comportamenti, eh, ma riguardano ovviamente, per chiudere questo cerchio, perché si parla di un cerchio, abbiamo bisogno anche di de, un sistema impiantistico. No? Non si può veicolare ovviamente il concetto che raggiungendo i limiti, gli obiettivi di raccolta differenziata che ci dà la regione sopra ancora la comunità europea, il problema è risolto. Non è stato assolutamente così, Qui si fa, cioè, spesso si veicola questo concetto, ma si fa disinformazione, non siamo chiari. Allora, il progetto di AISA si inserisce pienamente in un concetto di economia circolare, di sostenibilità. Perché? Si inserisce nel concetto appunto delle tre o delle quattro R, che vuol dire sostanzialmente uno, Riduci la produzione di rifiuti e questo attiene prevalentemente all'approccio culturale e all'apporto della persona. Vuol dire ricicla, c'è anche la, 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 la terza R, o la seconda la terza R-usa, ma insomma diciamo, il concetto è ricicla, cioè tutto ciò che diviene rifiuto in primis va riciclato. Quindi va riciclato trasformando l'organico in compost, trasformando eh, la carta vergine, la carta usata in carta riciclata, la plastica, il vetro, ma vuol dire anche poi recupera. Cioè quello che non posso riciclare e recuperare come materia lo devo ovviamente recuperare come energia. E questo è l'impianto e quello sta facendo, cioè sostanzialmente prevede l'implementazione della filiera dell'organico, cioè di tutto ciò che va a trattare l'umido, cioè tutti gli scarti umidi biodegradabili, che è la, è la componente più importante in termini diciamo, percentuali della soluzione di rifiuto, l'implementazione della riva per produrre biogas, cioè quindi per produrre un, un fluido energetico che attraverso delle partnership specifiche verrà rimesso in rete e eh, veicolato eh, per l'autotrazione che potrebbe essere nelle mie idee ma sono idee un po' non troppo fantascientifiche utilizzato anche per far muovere i mezzi pubblici ecco. e questa è una bella idea cool. perché allora lì come dire ho la raffigurazione concreta di che vuol dire circolarità cioè dalla, dalla mia produzione dei rifiuti organici faccio viaggiare un bus con le o uno mela, scuola bus con le bucce di mela ci viaggiano i bambini, ci la la bambini e questo è, un, è proprio sì. l'applicazione sì. pratica l'altra ovviamente è quello di implementare la selezione attualmente c'è un meccanismo perché c'è una legge ce lo prevede in cui l'indifferenziato va dentro un sistema meccanico e recupero un 3 4 5% di materia e il resto va a incenerire o va in discarica quindi l'implementazione di questa filiera facendola diventare una fabbrica di materia e quindi cercando di recuperare più materia dal processo tutto, tutto ciò che rimane il cosiddetto sovvallo Deve essere recuperato e come si recupera? Si recupera energicamente, cioè viene, viene bruciato in queste nuove camere di combustione e recupero energia in forma di calore e in forma di energia elettrica. Poi dopo le, insomma, e poi quindi fatto... questo è il tema: cioè è, il tema. Cioè si, è un progetto che come si... dire, chiude la circolarità dell'economia. Ne parleremo magari, se è disponibile l'assessore. Volentieri, perché è un tema. Bellissimo, complesso. anche affascinante a maggio magari faremo sicuramente una, una puntata volete. Volete. grazie Fabio Mori grazie che la trasmissione è stata utilissima grazie a Bernardo grazie Mennini a alla prossima settimana